E benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come al solito, vi chiedo di lasciare un like, di iscrivervi se non siete già iscritti, di lasciare un commento inerente all'argomento che andremo a trattare e di attivare la campanella così non vi perdete nessun video che uscirà nei prossimi giorni. Vi invito ad andare a recuperare i video che abbiamo fatto negli scorsi giorni, quelli riguardanti principalmente, vabbè, il post partita chiaramente di Venezia-Atalanta finita 2-0, per l'Atalanta purtroppo, e il video risposta praticamente ai vostri commenti che avete lasciato appunto nel post partita. Noi ogni post partita praticamente raccogliamo i commenti più interessanti, comunque non serve che siano per forza lunghi o vanno bene corti, ma che abbiano un concetto, diciamo, chiaro, anche forte, ma chiaro. Andiamo un po' a raccoglierli e poi facciamo un video apposito dove rispondiamo e vi mettiamo comunque in mostra se insomma. Se commentate appunto. E quindi per il prossimo post partita mi raccomando, commentate anche lì, commentate anche questo video perché insomma va bene anche in questo, però comunque vi ricordo quando c'è il post partita di commentare se volete avere una risposta nel video insomma apposito che facciamo il giorno dopo la partita sostanzialmente. Detto questo, andrei al focus del video. Ho deciso di parlare di un problema alla fine che è un problema. È un problema perché poi un palo che non segna è un problema perché comunque è uno dei giocatori sicuramente più importanti della squadra. Sicuramente tra molti diranno il più forte e ci sta assolutamente. Però, insomma, in questo inizio stagione sta facendo fatica sicuramente. Per me non è un problema il fatto che, soprattutto all'inizio campionato, ha giocato come unica punta con dietro due trequartisti. E adesso, da un po' di partite, dalla partita contro il Genoa, se non mi sbaglio, gioca con Oristanio, però di fatto Oristanio cosa fa? Fa un po' il lavoro che faceva Jonsen, no? Quindi per quello dico che non è il problema che è solo là davanti, perché di fatto è così anche con Oristanio, che risulta seconda punta, ma come vedete, cioè, è veramente svaria un sacco Oristanio, è in giro per tutto il campo per raccordare i reparti, per far girare la squadra, per insomma portare su la squadra con qualità, perché Oristanio veramente adesso sta uscendo bene e ha qualità, nonostante le sconfitte purtroppo, ha tanta qualità e fa girare la squadra in una certa maniera. È un po', se volete, il nostro Dybala, un po' quello che fa Dybala a Roma, no? Quel giocatore di qualità che trascina la squadra con le sue giocate. E appunto poi un palo lì e lì da solo, però questa situazione qui c'è stata anche con Jonsen, comunque nella prima parte della scorsa stagione era lui a rimanere pure in attacco e comunque il suo l'ha fatto. Sicuramente anche all'inizio stagione scorso, se non mi ricordo male, non è, ha avuto un momento dove di stanca, tra virgolette, dove non ha reso al massimo, però lì, in quel caso lì c'era un Gittier che avevamo preso per l'appunto e ha sopperito molto bene, ha sopperito un livello medio che presenta la Serie B, è bastato e anche avanzato perché Gittier per una Serie B come riserva tra l'altro è veramente tanta tanta roba. Tra l'altro in tante partite l'anno scorso come seconda punta ha giocato Pierini, quindi non è tanto quello secondo me il problema, non è il fatto che di giocare praticamente a una punta, quindi là da solo. È sicuramente diverso che giocare con un Gittier a fianco come ha dovuto fare nella seconda parte del campionato l'anno scorso. Manoli infatti era molto arrabbiato perché era partito Jonsen, perché Gittier è un attaccante quasi complementare a Poyonpalo, però Manoli è stato bravo, è riuscito a strutturare questo attacco molto molto prolifico, diciamo, tra Gittier e Poyonpalo era tanta roba. E lì effettivamente Poyonpalo l'ho visto rendere di più, sicuramente. Detto questo, però, bisogna dire onestamente che è fuori forma. Cioè, al momento fisicamente lo vedo parecchio fuori forma. Ho visto tanti, soprattutto stop mancati, controlli palla difettosi, passaggi sbagliati nelle sponde che lui è bravo, no? Quindi tanta imprecisione nei tocchi palla. Però devo dire che, come dicevo prima, è un attaccante un po' che fa fatica a entrare in forma a inizio campionato da subito. Non vedi mai miglior Poyonpalo a inizio campionato, è un attaccante che devi dargli il suo tempo, un po' come il discorso che si fa sempre su Lukaku, no? Con Conte, che è il più bravo a farlo entrare subito in forma velocemente, con gli altri allenatori ha sempre fatto fatica per dire. Ecco, Poyonpalo ha caratteristiche fisiche diversissime sicuramente, però comunque è un attaccante di stazza a suo modo, però insomma, è un attaccante sicuramente che fa fatica a entrare in forma o comunque lì ci vuole un po', lì ci vuole un po', poi insomma
Vale la pena aspettare sicuramente perché rimane un grande attaccante, secondo me anche per la Serie A. Chiaramente in Serie A ha più difficoltà perché il tasso tecnico dei difensori, il tasso tecnico medio dei difensori in Serie A è più alto per forza di cose dalla Serie B, quindi si trova in una situazione diversa dagli scorsi anni, evidentemente. Diciamo che in B Poyanpa lo giganteggiava, ma si vedeva proprio la differenza tecnica tra i difensori che non gli stavano dietro e insomma. Giganteggiava, come ho detto. A livello di compiti che gli richiede Di Francesco, secondo me non sono così diversi da quelli che gli richiedeva Vanoni, ossia fare praticamente da boa che viene incontro per poi far inserire le mezzali o fare passaggio verso l'esterno, verso gli esterni, cose che al momento cerca di fare, ma non gli riescono proprio, secondo me, non per questione di compiti diversi che gli richiede Di Francesco, ma per me qua c'entra molto ancora, ritorno, questa forma fisica, secondo me, precaria, non, o non ancora al massimo, non dico che sia inguardabile, però diciamo che non è ancora al massimo, fa troppi troppi errori tecnici, non da lui. Sui compiti che gli richiede Di Francesco, però, c'è da dire che, ok, che gli richiede sostanzialmente quello che richiedeva Manolio, cioè di fare da boa, di venire incontro per poi cercare gli inserimenti o comunque di portare su palla così, fare da boa, questo vuol dire essere un attaccante boa. Però secondo me forse Di Francesco glielo chiede fin troppo, perché arrivo a dire che fa fin troppo lavoro di costruzione, di aiuto alla manovra, costruzione no, ma di aiuto nello sviluppo della manovra. E lo vedo spesso troppo fuori dall'area e questo secondo me non va bene per un attaccante come Poyanpa che poi puoi chiedergli aiuto sicuramente perché lo sa fare, sa sfondare, sa aiutare, sa raccordare, però rimane pur sempre la sua caratteristica principale, il suo punto di forza principale è quello di essere un bomber, tutti lo sappiamo e lo conosciamo per quello. Un bomber d'area, area in cui secondo me presenzia poco. Presenzia poco e pochi gol in effetti, questa forse è la diretta conseguenza. Due gol, uno contro il Genoa, uno contro la Roma, cioè uno e due partite di seguito, un gol, al di là di quello nulla, e prima uguale, nulla, al di là che era infortunato un po' comunque nelle prime partite, quindi non c'era. Al di là di questo però, quando si trova in area c'è il problema secondo me che viene servito male, servito poco e male. Non è un piccolo problema perché io veramente li vedo arrivare pochi palloni giocabili. Per dire, il gol che fa contro il Genoa, che entra Yeboah, no? Entra Yeboah, mi pare al posto di Oristanio, e gli fa un cross bellissimo, devo dire veramente tanta roba. Gli fa un cross che proprio quello è l'esemplificazione di come dovrebbe essere servito poi un palo. Una palla stupenda e poi un palo in area che va a sorprendere i difensori perché si sa posizionare bene in attacco e anche questa è una delle caratteristiche che gli viene richiesta e che lui ha nel suo DNA da bomber d'aria e la mette dentro. E lì ho detto, cioè, quello è l'esempio di come non lo stiamo servendo e invece Yeboah aveva capito forse come metterla bene, che tipo di palloni voleva, ma gli sono pure parlati sicuramente. E secondo me quella roba lì, tipo, Oristanio la fa poco, non che cioè, sia un problema, cioè fa tanto altro, magari anche gli esterni, forse non so, cioè secondo me qua sono i problemi legati a una manovra che crea tanto, però crea tanto non avendo forse Poyanpa come punto di riferimento, come cardine. Cioè crea avendo come attaccante Poyanpa, ma la squadra non gira tutto attorno a Poyanpa, cosa che secondo me invece succedeva con Vanoli perché si era reso conto comunque che era tra i tre giocatori più forti della rosa e di conseguenza aveva creato tutto un gioco finalizzato a servirlo bene e ad esaltarne le sue caratteristiche, le sue qualità principali. Sicuramente possiamo dire che la mancata incidenza sotto porta è anche dettata dal fatto che dai scarsi risultati della squadra, che però a livello di manovra, come dicevo, non ha grandi problemi in fase di costruzione e sviluppo di gioco, però si può dire che non è più al centro del villaggio, come succedeva invece con Vanoli, che aveva costruito un assetto tattico in maniera tale che il punto finale, la finalizzazione, avvenisse con Poyanpa e si costruisse intorno a questo l'impalcatura della squadra. Poi un fattore da sottolineare che abbiamo detto già tante volte
non dobbiamo dimenticare che ogni partita, diciamo, sbagliamo nell'ultimo passaggio, sbagliamo in zona di rifinitura. E lì, per forza di cose, poi l'attaccante non segna e non gli arrivano i palloni. Non è che ha tante occasioni e le butta tutte fuori. Ah, poi a un palo il problema non è quello, il problema è che non arriva proprio i palloni a lui. Quindi, secondo me, la soluzione, io dico la mia, non è che ho la soluzione in tasca, però dico che Di Francesco dovrebbe fare di tutto per cercare di più, per costruire un'impalcatura di squadra e ricostruire, perché l'avevamo già l'anno scorso, secondo me, che faccia in modo di costruire una manovra più incentrata su di lui, un po' quello che fa sempre Conte con Lukaku, un esempio che ritiro fuori, cosa che però aveva fatto benissimo, aveva già fatto Vanoli l'anno scorso e quello prima ancora in realtà. Quindi andrei verso questa direzione qui per risolvere questo problema che comunque non segniamo abbastanza rispetto a quanto creato, rispetto a quanto creiamo. Secondo me, se incentrassimo di più il gioco su Poyan Palo, se lo lasciassimo un po' più libero di essere quello che è, un attaccante d'area, un bomber d'area, secondo me lo faremmo ritornare in forma più velocemente, insomma, e ne gioverebbe tutta la squadra. Non è che io faccio un discorso per favorire Poyan Palo. Faccio un discorso sì per favorire Poyan Palo, ma in fondo per favorire i risultati positivi del Venezia. Quindi è quello il mio discorso. Mi auguro che già nelle prossime partite, nella partita contro il Monza, che tra l'altro ha vinto 3-0 contro il Verona, quindi la situazione di classifica per noi si fa ancora più drammatica, ma evito di parlarne perché vabbè, oggi abbiamo parlato d'altro. Comunque, vabbè, se volete dire qualcosa a proposito, scrivete qua sotto un commento e spero che venga servito in una certa maniera, che abbia almeno più occasioni in area, più occasioni per fare gol, perché se no veramente è ingiudicabile, al di là che sia fuori forma fisicamente. Tutto qua. E nulla, la chiuderei qui per oggi. Vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto il video. Commentate dicendo la vostra opinione su Poyan Palo, sul periodo che sta vivendo Poyan Palo. Ditemi la vostra, se magari non siete anche d'accordo con me, ditelo pure qua sotto nei commenti e ne parliamo. Vi invito a iscrivervi se non siete già iscritti, condividete il video e attivate la campanella che nei prossimi giorni cercherò di far uscire diversi video. E come sempre, sempre Forza Venezia, sempre Forza Unione.